Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un dolce a cucchiaio, una semplicissima e deliziosa mousse formata da soltanto 3 ingredienti, panna, yogurt e zucchero, aromatizzata con un frutto di stagione, in questo caso io ho scelto le albicocche, e per dare giusto quel tocco di croccantino utilizzeremo gli amaretti. Insomma, un dolce davvero semplicissimo e fresco, perfetto per un dopo cena. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che bisognerà fare sarà, dopo aver lavato accuratamente le albicocche, tagliarle a metà, snocciolarle e tagliarle a pezzettini. Inserirle in un pentolino, metterle sul fuoco e farle appassire o cuocere per circa 10-15 minuti a fiamma dolce. Trasferiamo quindi le nostre albicocche in un contenitore dei bordi alti e con un mixer o un frullatore a immersione le frulliamo fino a ridurle in purea. Travasiamo il tutto in una ciotola e lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo la nostra semplicissima mousse. In planetaria con la frusta inseriamo panna e zucchero e facciamo montare molto bene. Una volta che la panna sarà ben montata, aggiungiamo lo yogurt greco e mescoliamo dal basso verso l'alto. Quindi aggiungiamo parte della nostra purea. Mi raccomando, teniamone un po' da parte, ci servirà dopo per decorare il nostro piatto. Aggiungiamo sul fondo del bicchiere uno strato di purea di albicocche. Con un pennellino spalmiamo un po' di purea sul bordo del bicchiere, giusto per decorarlo. E con una sac à poche cominciamo a stratificare il nostro dolce con un po' di mousse allo yogurt. Sempre con il pennellino spalmiamo anche un po' di mousse per dare quel contrasto tra il bianco della mousse e la purea delle albicocche. Sbricioliamo con le mani grossolanamente degli amaretti e creiamo un leggero strato croccante. Continuiamo a stratificare con la mousse allo yogurt. E chiudiamo il dolce con un po' di purea di albicocca avanzata. Qualche briciola più grossolana di amaretti e frutta fresca, in questo caso albicocche, per decorare. Il nostro dolce è pronto, fresco, semplice e delizioso. Conservatelo in frigo e tiratelo fuori giusto 5 minuti prima di servirlo. Ed ecco qui il mio dolce cucchiaio di oggi, una bianca e soffice mousse aromatizzata alle albicocche. E come già detto, per dare quel tocco di croccante abbiamo utilizzato gli amaretti. Questo è un dolce estremamente semplice da fare, l'avete visto, ma anche abbastanza versatile. Io ho utilizzato le albicocche, ma nulla vi vieta di utilizzare la frutta che preferite. Come al solito qui sotto in descrizione troverete la ricetta per poterlo preparare anche voi a casa e se dovesse esservi piaciuto il video io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!